comunale contro la Fincantieri nell'incontro di ritorno dei playout. La Leonzio resta nel campionato di Serie D e sono grandi e importanti i propositi per il prossimo anno. Vi lasciamo ad un ampio e particolareggiato servizio a cura del nostro Enzo Sortino e vi auguriamo buon proseguimento. Leonzio, ultimo atto. I bianconeri vincono, spediscono la Fincantieri in eccellenza e al triplice fischio dell'arbitro Andolfato esplode la gioia per aver coronato un sogno, quello cioè della permanenza in Serie D. Contro la Fincantieri non era per niente facile, ma la determinazione, la grinta e la spinta dei 2.500 tifosi ha fatto raggiungere quell'obiettivo minimo per una società che per il secondo anno consecutivo ha dovuto fare i conti per ottenere la permanenza nel campionato di quarta serie. All'Angelino Nobile c'è il tutto esaurito. Bianconeri e Rossoblù sono pronti alla sfida, ma prima dello starter un minuto di silenzio ricorda Umberto Agnelli. Lungo applauso e si comincia. Nervosa la Leonzio che sente troppo il peso della posta in palio. Sciolti i giocatori palermitani che giocano senza grossi patemi. L'inizio è a rischio per i lentinesi che al quarto minuto sembrano crollare i sogni perché la Fincantieri confeziona il gollo del vantaggio sul svarione difensivo dei locali. Merito del cannoniere palermitano Lococo che da pochi passi trafigge Negro. Cosentino e soci però, sorretti dal grande tifo, non danno peso allo svantaggio e subito dopo, con un'azione insistita, pervengono con Conversano al pareggio. L'arbitro però annulla su segnalazione del guardialine per fuorigioco. A questo punto sembra che la gara sia già segnata a favore degli ospiti, ma così non è, perché la tenacia dei bianconeri è pari a quella di chi non si arrende mai. E così al 17° De Grande, che sostituiva lo squalificato Cortese, fila via in aria. Giampà, guardiano ospite, lo stende a terra e l'arbitro lo espelle, decretando il calcio di rigore. 3 minuti bastano al tecnico Lombardi per inserire il secondo portiere Carnevale al posto di Di Vincenzo. Il numero 12 palermitano si piazza al centroporta, ma Cosentino non fallisce la massima punizione, regalando di fatto la permanenza in Serie D. Ristabilita la parità e con un uomo in più, la Leonzio si distende alla ricerca del gol del vantaggio con De Grande al 24°, che però non c'entra lo specchio della porta. Al 29° ci prova Casisa a mettere scompiglio in area lentinese. Ma in questo caso, anche con qualche affanno, Pappalardo e soci sventano il pericolo. Un minuto dopo, la solita punizione di Fascetto passa radente il palo. Il finale del tempo è affidato alle conclusioni di Ercolano. Al 39° Cosentino appoggia per il numero 10 lentinese che calcia alto il pallone colpito di testa. 44° il cannoniere bianconero gira bene, ma la mira è imprecisa e subito dopo mette sopra la traversa. Il primo tempo consegna al pubblico l'1-1. All'inizio della ripresa c'è appena il tempo di partire e subito De Grande fa gridare al gol. Per fortuna della Fincantieri, il gran diagonale dà solo l'illusione della rete. Al 7° minuto Zagami suggerisce per Conversano, ma il numero 4 bianconero non crede ai suoi occhi e da pochi passi manca una favorevole occasione. A questo punto Marzola inserisce Di Meo per Montella. Il gioco cambia radicalmente. Di Meo sale in cattedra e dette i tempi della gara. Al 21° il nuovo entrato punta a rete con la classica serpentina in aria. Viene steso in maniera plateale e per il direttore di gara non vi è dubbio, è calcio di rigore. Ercolano posteggia la sfera sul dischetto e porta sul 2-1 il punteggio per la sua squadra. In tribuna è festa grande. La Serie D è sempre più vicina. Ma la Fincantieri, squadra tosta animata da tanta buona volontà, non disarma e al 27° un colpo di testa di Amato impegna l'inoperoso Negro. 6 minuti più tardi Di Miceli, buona la sua prova, ha una buona occasione, ma al momento del tiro cincischia. Al 35° gli animi si surriscaldano, Petrola dalla banchina protesta e viene espulso. Subito dopo, al 37° si conferma il vecchio detto, non c'è due senza tre. Dalla destra arriva un pallone in aria rossoblu. Utro lo ferma col braccio e sfera posizionata ancora negli 11 metri. Stavolta ad incaricarsi del tiro è l'ex Lametino che non fallisce fissando il punteggio sullo 3-1. Il quale consegna in pratica alla squadra dei presidenti Cardaici e Patitucci la salvezza.
Ma fino alla fine la squadra non annoia, perché al 43esimo Amigo suggerisce per De Meo che calci in rete. In questo caso Carnevale, battuto solo ai calci di rigore, para la conclusione. E lo stesso Amico al 46esimo che calcia al lato dopo una ammirevole sbloppata. Al triplice fischio del Bassanino Andolfato, la gioia è tanta ed esplode la festa in campo, in tribuna e nell'antistadio. Una festa fatta di baci, abbracci, pacche, il tutto annaffiato da fiumi di champagne. Fino alle 20, quando i capannelli di tifosi si spostavano in città per i rituali commenti di rito. Adesso una lunga sfilza di interviste. Cosa avete pensato? Non ho pensato a niente, si sa che i play-out sono partiti a sé, anche se alla Fincantieri abbiamo dato una decina di punti di scarto in campionato, ma purtroppo le partite play-off, l'emozione, il caldo, la tensione fra brutti scherzi, però siamo stati bravi a rimetterla in corso. Tre rigori penso che c'erano tutte e tre, quindi penso che la salvezza è meritata. A questo punto il futuro di Ercolano, visto che è stato colui il quale ha fatto più gol di tutte, forse in maglia bianconera, quale potrebbe essere? Il futuro del Colano, penso che se, a meno che non arrivano richieste in categoria superiore, penso che non arrivano, spero, mi fa piacere di continuare a lavorare con la Leonzo, che sono rimasto molto soddisfatto della società che del pubblico. Quando ci avete creduto di poter riottenere la Serie D al risultato del campo? Penso che ci abbiamo creduto dopo che abbiamo fatto 3-4 vittorie consecutive in casa con Milazzo, Lamezia, abbiamo preso in considerazione i nostri mezzi e poi il gruppo non si è sfasciato nemmeno quando abbiamo potuto prendere qualche sconfitta fuori casa. Ci avete creduto, avete ottenuto una salvezza tutto sommato meritata. I festeggiamenti stasera cosa fate? Non so se sono stasera, fra di noi sicuramente stasera, con la società non so quando si faranno. Comunque la salvezza è venuta anche perché abbiamo una forte società alle spalle, perché in quarta serie CND, se non hai una società forte alle spalle è difficile che ti salvi. Di Meo, hai giocato poco durante il corso del campionato in maglia bianconera, ma quando sei stato chiamato in campo hai dato il tuo contributo. Quest'oggi un'altra grande partita, una grandissima partita e un calcio di rigore davvero ineccepibile. Ma questo fa piacere, perché quest'anno sono stato, all'inizio ho giocato tutte le partite, poi col cambio d'allenatore è capitato un piccolo infortunio e mi è tenuto fuori per 5 partite. Poi sono rientrato, la squadra andava bene, mi sono dovuto accontentare di spezzone di partita. E nell'ultimo periodo mi sono dato un po' più di spazio e sono riuscito a dimostrare qualcosina. Una salvezza che è stata messa in pericolo ad inizio della partita contro la Fincantieri, però alla fine avete spopolato dunque il 3-1, suggella questa permanenza in Serie D. A chi volete dedicarla? Ma intanto sulla carta come valore tecnico non c'era paragone, però con queste squadre loro non avevano nulla da perdere, quindi ci siamo trovati in campo così, dopo il primo gol un pochettino siamo andati in bambola veramente e loro addirittura potevano raddoppiare. Poi meno male abbiamo trovato il pareggio e il secondo tempo diciamo, abbiamo dimostrato la nostra superiorità. Niente, la salvezza comunque è per la città, per la società che ha fatto grandi sacrifici, però penso soprattutto per noi perché ce lo meritavamo, abbiamo fatto tantissimi sacrifici durante l'anno ed era un peccato, specialmente il giorno di ritorno abbiamo fatto una rimonta incredibile per l'ultima partita, perdendo la nel pino potevamo raggiungere la salvezza evitando i play-out e non ci siamo riusciti. E questo di solito chi viene risucchiato nei play-out parte svantaggiato, loro diciamo erano avvantaggiati perché loro stavano da un sacco di tempo nei play-out. Però niente, abbiamo dimostrato più carattere, più qualità e ci siamo riusciti. La società bianconera in tempi non sospetti diceva che il prossimo anno, se la Leonzio fosse rimasta in Serie D, aveva dei programmi davvero bellicosi. Il futuro di Di Meo sarà ancora con la maglia bianconera? Ma questo non lo so, intanto godiamoci questa salvezza che secondo me è paragonabile a una vittoria del campionato. Spero che anche la città, la società si renda conto perché è stato veramente fatto un miracolo dopo il giro d'andata. E Di Meo niente, Di Meo è disponibile a qualsiasi
richieste, se si fa vivere a Leonzio tranquillamente, perché mi sono trovato bene, anche se l'anno prossimo se dovessi rimanere qua porterei la famiglia. Grinta, determinazione e classe sono le dote salienti di Totò Cosentino, che ha avuto il merito di pareggiare le sorti dell'incontro. La Leonzio perdeva 1-0, a quel punto cosa si pensava? Niente, sapevamo che non era una partita facile, come ben sapete i playout hanno tutta una storia a parte, sono partite che magari uno per la paura di subire gol non entra subito in partita, però siamo stati bravi nel reagire, siamo andati sotto di un gol e niente, poi è toccato il capitano risolvere la situazione. Non era facile per me, come voi ben sapete vengo fino a novembre alla Fincantieri e purtroppo il calcio è questo, è toccato a me, non dico condannarla, ma al 50% sì. E niente, siamo molto contenti perché è stata un'annata difficilissima, nessuno poteva immaginare una situazione del genere, perché quando sono arrivato io la situazione era molto precaria, non c'era via di uscita. Ci siamo stretti i più grandi, ci siamo presi delle responsabilità e adesso abbiamo raccolto i frutti, e ci auguriamo che questa società, questa città il prossimo anno abbia che faccia immediatamente una squadra per lottare ai vertici, perché come ho detto prima è una società, è una città che merita ben altri palcoscenici, non certo questi qua per lottare per non retrocedere. Totò Cosentino, 30 primavere, Zai in saccoccia, il futuro ancora è roseo? Penso di sì. Penso di sì, mi auguro di rimanere a Lentini perché mi sono trovato bene, ripeto, una società che ha delle grandi ambizioni, una città che promette altrettanto, quindi non resta che il prossimo anno lavorare bene fin da luglio per costruire una squadra che possa lottare per rifare il salto di categoria, perché ci sono tutti i presupposti per poter fare. Un'ultima domanda, un po' tendenziosa, domani chi legge sul giornale 3 calci di rigore assegnati alla Leonzio si potrebbe pensare che la Leonzio è stata favorita, però alla luce di quello che si è visto in campo e 3 rigori forse qualcun altro ci stava. Sì, infatti hai detto bene, ce n'era un quarto nel secondo tempo, però poi è stato giusto così che l'arbitro ha fatto bene a non darlo. A prescindere dai calci di rigori abbiamo avuto grossissime possibilità di far gol su azione, però non ci siamo riusciti, ma tutto sommato il risultato è giusto. A questo punto allora buona festa. Grazie, altrettanto a voi, un abbraccio a tutti i tifosi e alla società. Cardaici, finalmente un volto sorridente, direi anche disteso dopo il 3-1 sulla Fincantieri, una società che ci ha creduto sempre e alla fine il sogno è stato coronato, la Serie D ancora della Leonzio. Sì, la Serie D è della Leonzio e starà anche stretta la Leonzio, io penso, l'anno prossimo, perché noi, basandoci sulla intelaiatura di questa squadra, quale si è venuta configurando nella seconda parte del campionato, possiamo con qualche opportuno innesto costruire una squadra che sia a livello competitivo massimo, diciamo, da poter aspirare ai primi posti della classifica, se non alla promozione. Del resto, da quando c'è stato il cambio di direzione tecnica la squadra ha fatto più punti di tutte le altre del torneo. Quindi, a questo punto la gente magari si chiede l'anno prossimo chi sarà l'allenatore. Questo è troppo presto per dirlo, perché oltretutto non dipenderà un po' dalla società nel suo complesso. Io penso che le decisioni l'anno prossimo saranno prese non solo da me ma anche da altri che vorranno insieme con me collaborarmi. Presidente, ritorniamo un attimino alla gara. Sullo 1-0 per le Fincantiere erano passati appena 5 minuti, la partita si è messa subito in salita, però i ragazzi hanno detto che ci hanno creduto sin dal primo momento, non appena sono andati in svantaggio, il campo le ha dato ragione, ma lei dalla tribuna che cosa ha pensato in quel momento? Ma io non ho disperato mai, ho pensato che effettivamente il nervosismo, la tensione ha determinato un gioco contratto da parte della squadra che sicuramente avrebbe potuto crearsi delle difficoltà notevoli, e ho pensato che avremmo potuto
soffrire anche fino alla fine della partita, ma comunque ce l'avremmo fatta perché è troppo grande il divario fra noi e loro. Presidente Patitucci, ad inizio stagione la Leonzio è partita con propositi di ottenere perlomeno i playoff. Così non è stato, per il secondo anno consecutivo ha lottato e stavolta anche ha vinto per la permanenza. L'anno prossimo la gente reclama un qualcosa di più. No, ma è legittimo, anche quest'anno eravamo partiti per qualcosa di in più, avevamo programmato un campionato al vertice eppure per una serie di disavventure, di imprecisione, incomprensione, di errore ci siamo trovati proprio invece a dover lottare per la retrocessione e questo è stato veramente, veramente grave per le nostre sofferenze, per le nostre ambizioni, per la città di Lentini che merita sicuramente un palcoscenico di categoria superiore. Ora è chiuso questo capitolo, dobbiamo fare mea culpa per quello che è successo, vedremo un po' tutti gli errori che sono stati fatti, cercheremo di non rifarli e di programmare per un campionato diciamo al vertice per la Leonzio. A gratificare il lavoro soprattutto del girone di ritorno c'è stata la presenza di 2500 tifosi, questo significa che Lentini vuole ancora crescere? Sì, sì, infatti Lentini vuole crescere, infatti oggi era veramente encomiabile l'attaccamento, il calore della gente, significa che vuole portare questa squadra, vuole che questa squadra militi in categoria superiore, ha tutto l'endurage che fa di per sé diciamo, la partecipazione a un campionato superiore. Speriamo ora di fare quei programmi giusti per non cadere negli errori passati. Io ringrazio con l'occasione tutta la gente lentese che ci è stata vicina, grazie di vero cuore. Felici, felicissimi la coppia Marzola, la signora Marzola accanto al marito, dice anche lei grazie per questa conquista della Leonzio in Serie D, è stato davvero un miracolo, come lo giudica signora? Mio marito è un mago, basta. Lei è un mago Marzola? No, sono un uomo molto semplice, un uomo che cerca di fare della sua professione e dare sempre il meglio e di cercare di trasmettere sempre entusiasmo ai ragazzi, mai stress, di cercare di portare in porto quello che la società gli chiede, come in effetti sono riuscito a fare. Al triplice fischio c'è stata tutta la Lentini sportiva ad invadere il campo, a ringraziare i giocatori, dirigenza, tecnico e tutto. Cosa significa per un tecnico che è la prima apparizione in Serie D, ottiene questo grosso risultato e per di più giocarlo in casa? Una grandissima emozione, non nascondo di essermi emozionato, di aver pianto dirotto, di essere andato dentro una camera da solo e a sfogarmi un attimino, quindi le immagini quale effetto io ho per la città di Lentini e per quello che la città di Lentini mi sta dando. Quando poi ci sono manifestazioni dentro il campo di affetto, di perché no, di amore anche tra virgolette, non posso solamente che sciogliermi come neve al sole. Signora, per quello che ha fatto quest'anno suo marito qui nella Leonzio, probabilmente adesso il telefono comincerà a squillare, chissà fino a quando. L'anno prossimo ancora lo lascerà libero per questo incarico? Il suo sogno si è realizzato, deve andare avanti così. Mister Marzola, un grazie, una vittoria dedicata sicuramente alla società, al pubblico, a tutti, ma in cuor suo, a chi la dedica? A una persona che in questo momento che non c'è.